Allora, risultato positivo, perché è un risultato positivo visto che la Cremonese sta in vetta alla classifica, cioè in alto, però avete disputato una grande partita, quindi è un risultato meritato e forse meritavate anche di più oggi. Sì, meritavamo qualcosa in più. Sapevamo della forza della Cremonese, però la nostra identità è ben precisa. Giochiamo a viso aperto con tutti. E abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo continuare, non dobbiamo abbassare la guardia, lavorare duramente in settimana, perché siamo una squadra con grandi valori, un grande gruppo, per cui sappiamo che possiamo benissimo uscire da questa situazione, sta solo a noi. Qual è stato il momento in cui avete sofferto un pochino? Forse alla fine, ma neanche tanto. Ma dal campo non si è avuta quella percezione. Comunque, sì, abbiamo subito il gol che poi è stato annullato con una ripartenza, per cui eravamo sempre alti, aggressivi. Non siamo, penso che non ci hanno mai schiacciato nella nostra metà campo, per cui abbiamo fatto un grande passo avanti e, come ho detto prima, bisogna rimanere concentrati e andare a giocarci questo scontro Quindi salvezza alla Ferrari Pisalo con grandi motivazioni. sabato è una partita da non fallire assolutamente perché è uno scontro diretto proprio per la salvezza. Sì, è uno scontro diretto, lo sappiamo, poi in Serie B ogni partita ha una storia a sé. Però se giochiamo con questa intensità, questa determinazione, questa voglia di fare, difficilmente non possiamo toglierci grosse soddisfazioni. Avete concesso veramente poco alla Cremonese, a giocatori come Talletti, vabbè, senza riuscire a dire il resto, Vasquez, che Cola. Adesso proprio aspettano quattro scontri diretti consecutivi. Stiamo entrando nella fase decisiva del campionato. Ma dobbiamo ragionare partita dopo partita, perché in Serie B non c'è niente di scontato. Abbiamo avuto occasioni nelle partite precedenti che non abbiamo sfruttato, però, ripeto, abbiamo grandi valori, dobbiamo uscire da questa situazione, siamo convinti che ce la faremo, per cui serve grande compattezza da parte di tutti, di tutto l'ambiente e di questi tifosi che comunque ci sono sempre vicino. E dobbiamo regalargli questa grande gioia.